mai pensato come starebbe Riccardo Scamarcio così? Ma lui che è uno spiritoso, secondo me... Ride sì. tantissimo, vero? Sì. Allora io voglio dire, Riccardo, io ti adoro, non sono stata io, è stato qualche redattore pirla qui, sai che sono tutti invidiosi, glielo puoi dire tu che sei la mamma, per favore? Sì, siete invidiosi perché lui è bello, è simpatico e ha successo. Esatto. La Savina è una brava attrice, ma poche volte ha avuto ruoli principali. Secondo lei stasera potrà essere finalmente protagonista almeno di questa intervista? O Vicky farà il solito casino per farsi notare? Ecco, il 60% della nostra audience, diciamo, teme un po' che Vicky prenda delle iniziative sconsiderate. Non è vero, no. Lei poi non fa casino, crea diversivi. Comunque, partiamo dal prologo della domanda per sottolineare, cara Lunetta, una amara verità. Molto spesso sì. attrici di talento non accedono a ruoli da protagonista perché magari non hanno un fisico propriamente avvenente. Presenti incluse, tra l'altro. Risiediti, va. Presenti incluse. Invece avrei notato che le fiction italiane sono popolate da donne sì. che non concedono interviste, ma concedono tutt'altro, anche completamente, diciamo, anche da zitte. Però per fortuna in questo paese esiste la meritocrazia, per molte non è garantito un posto nella TV, ma un posto direttamente a Montecitorio, senza passare dal via. Invece per quanto riguarda te, voglio dire che una grande interprete come te non ha bisogno di ruoli principali per brillare, brilli lo stesso. Comunque seguite in generale il mio consiglio, per farvi notare veramente in un programma basta lavorare dove la conduttrice non è capace. Hai visto Domenica 5 con Barbara D'Urso? Te lo vuoi mettere in testa che non prendo Canale 5? Non pago il canone da mesi, mi hanno staccato tutto. Michael del Grande Fratello ha fatto una dichiarazione shock. E sti cazzi. Ma sei pazzo? Michael è quello decisamente efebico ed effeminato che diceva ci piace. Aspetta, adesso lo cerco su YouTube e ti faccio vedere. È vero che ti piacerebbe anche cambiare il tuo aspetto fisico? La paura è tanta, assolutamente. Sapere come, non sapere come diventerò in futuro è tanta la paura. Però forse per stare bene con me stesso magari sì. Hai capito? Vuole un aspetto che gli piaccia. Vuole diventare donna, io sono senza parole. Quello è già bruttino da maschio, da femmina deve sembrare un cancello, non lo so io. Anche tu? Da bambino giocavi con le gonne di tua sorella. Cosa c'entra questa storia? Io sono uno stilista famoso, tra di noi è normale. Anche di te, papà, si dice in giro che hai le chiappe chiacchierate. Se lo vuoi sapere, si dice anche che Michael voglia un figlio da te. Io comunque ho già il mio epitafio. Ah, veramente? Che sarebbe? Sì. Qui giace nei sensi sopita la povera Eva, morta, stecchita. Visto il trottar dei suoi vizi sfrenato, non desta sorpresa il cessarle del fiato. Questa è una delle storie più spaventose che si possono immaginare. Questa è la storia di Giovanni, un maresciallo dei carabinieri, con la voce roca di Amanda Lear in Queen of Chinatown. Una di quelle storie che fanno da confine, da linea di demarcazione. Prima non si poteva dire la parola pube. Non qui, non da noi. Infatti, Giovanni è un rapinatore ed è famoso perché durante i colpi gli salta fuori tutto al pube. Ma non è finita. C'è un uomo che sta dormendo a casa sua, alle 2 di notte, si affaccia alla finestra e quello che vede è assurdo, davvero degno di un film dell'orrore. Vede Giovanni che si muove con il suo reggiseno ancora stretto nel pugno, sul ritmo latineggiante di Please Don't Let Me Be Misunderstood. Ma non è finita. Giovanni si fa aiutare da un negro con il ritmo nel sangue. Assurdo, surreale, ma vero. Perché poi quando facevo i concorsi a 4-5 anni arrivavo sempre ultima. Tu a 4-5 anni facevi i concorsi? Sì. E cosa cantavi? Fatti mandare dalla mamma e nascerà Gesù. Nascerà Gesù? Ce l'accenni un pochino? Nasce, la voce la faccio sempre praticamente come quella con la quale parlo oggi, no? Quindi perché? Nascerà Gesù, o su per giù, bugie che poi capiremo noi. Mia madre me la fece cantare. Ah, e,
Però io in quell'occasione, visto che mia madre ci teneva così tanto affinché io la cantassi, feci finta di dimenticare feci finta di non avere voce nel microfono. E facevo solo finta perché mi vergognavo troppo a cantare questa canzone. Cioè, quindi tu andavi. Eh sì, e poi quando sono scesa dal palco ho detto a mia madre: mamma, mi hanno tolto la voce, guarda. Mi dispiace che non c'è l'alieno che parla tutto strano. L'alieno intendi Virginia? Sì. C'ho mal di pancia. Lo so, lascia perdere. Io ho già dato in scena, pensa in scena, che bello. In scena come facevi? Perché è quel mal di pancia di stagione. Ricordati che sono sempre figlio del petomane, eh? Attenzione. C'eri anche in quel film. Hai voglia. Scusami, e quindi come si fa in scena quando uno... Mangi tanti limoni, ti tieni, al limite... Ok, però ti posso chiedere, mi dici una battuta a caso, sì. Scegli tu dal tuo repertorio, con un problema, cioè pensando che hai un problema in quel momento. È l'inizio. Potevo anche prendere il treno, solo che bisognava aspettare 3 ore, cambiare 2 volte, me la sono sentita. Venuto anche un po' di sudorino, sai? Venuto anche un po' il sudorino. Ti stai affezionando come ai cani, cosa devo fare? Posso andare via e avere una vita, no? Aspetta un secondo, perché allora, tu hai fatto per un periodo l'estetista, giusto? Sì. E hai detto che questa cosa, insomma, in qualche modo ti ha salvata dalla depressione. Beh, mi sentivo utile come se... Come terapista, in qualche modo. Sì, sì, sì. Non dalla depressione, dall'inutilità di non riuscire a fare quello che volevo fare, cioè cantare. Io credo che oggi ci siano tanti giovani che vorrebbero fare il lavoro per il quale hanno studiato e non ci riescono. Certo. Quindi, insomma, la creatività è un buon. Quando non mi viene, taglio. Vai tranquilla, perché tanto qui noi... Ricevendo un sostantivo, buon sostegno. Ma anche, sai, la pratica manuale ti fa distrarre, allo stesso tempo ti fa concentrare, ti fa sentire davvero efficace su quello che stai facendo, che significa qualcosa, ma non so bene che cosa. È un buon. Io... punto, vorrei chiederti, siccome io e Geppi non abbiamo mai tempo di andare dall'estetista, sì. Abbiamo l'occasione di avere un estetista. Anche se non VIP si direbbe, forse qui. Volevi dire? Anche se non si direbbe. Ah, lo devo dire? No, se lo sto aggiungendo io. Insomma, Geppi, vuoi venire qui? Perché a questo punto, Arisa, io ti chiederei gentilmente di fare una ceretta a me e a Geppi adesso. Sì. Al momento. Ma non ce l'avete il tubo? Magari, guarda. No. Allora, facciamo una cosa, ci vogliamo, sediamoci per terra, perché è più pratica come vedi cosa. Vedi che sei una grezza, proprio, cioè l'indianata. Sì, lo so, l'indianata, è questa roba qua. Arisa, buttati in mezzo, perché potremmo fare una ceretta creativa, tu buttati qua in mezzo, a favore della telecamera, sì. Una da una parte e una dall'altra. Aspetta, mi levo le scarpe. Perché non riesci a sederti? Cioè, non riesci a fare la cosa con le mani, se non hai le scarpe. Favore di camera la gamba, vuoi fare contemporaneamente la ceretta? Cioè, ce la faccio con tutte e due. Uno strappo unico? Sì. Dai. Allora tu metti prima... cliente. Prego, signora. No, mi si è appiccicato sul coso. Sta facendo la ceretta al palco, allora, tu capisci okay, che non è normale. Lasciali lì, metti questa Geppi. Al mio tre? No, non si... Madonna, scusate. Aspetta. Allora, vediamo se sei creativa anche nel fare la ceretta. No, questa la lascio qui. Perfetto, è un bellissimo momento.
Io farei al... No, vabbè, Geppi, hai rovinato tutto. No, non ho rovinato, era un tocco creativo. Butta quella gamba, che deve arrivarci a sta cavolo aspetta, di gamba. Aspetta, c'ho il microfono, lo sai dove, no? Allora, attenzione! È un momento difficile questo. La ceretta in diretta di Arisa, creativa. Vado. Vai! Ah! Appiccicato sia dentro che fuori. Scusa, non si dice niente. Come te ne sei? Geppi, cosa dici? Niente, mi ha fatto un peeling anche, guarda. Sei bravissima. Aspetta. È bravissima. Aspetta che adesso ti pulisce anche la cera. Anche... Fighissima. Grazie mille a tutti gli italiani. Arisa sta facendo la ceretta a me e a Geppi. Ne abbiamo approfittato. Eccoci qua. Ok. Benissimo. Era un bel momento e noi adesso possiamo tornare al posto con la nostra intervista. Grazie mille! Già ti sta ridendo? Dovete togliere con la trielina adesso. Sì, adesso ci penso io, perché qua non so, io faccio tutto io. Arisa è il fenomeno musicale dell'anno. Ha impressionato tutti con il suo stile originale e la sua musica rassicurante. Tutti si sono innamorati di lei e in giro per il mondo chiunque la canta a squarciagola. Sincerità, adesso è tutto così semplice. Céline Dion ha smesso di cantare Titanic e fa solo sincerità. Di questa storia magica. Ma non è la sola. Io sono una donna che crede all'amore. Anche la regina del momento ne è una fan. Tanto per sé, voglio essere. Beyoncé, da quando si sono viste ai Grammy Award, fa tutto quello che fa Arisa. Che c'è? Mi piace il Natale, domenica il mare. E c'è anche chi la emula in tutto e per tutto. Marzo del 2087. Nuvole pesanti dentro un cielo. Può scoppiare in un attimo il sole, ecco quanto potrebbe finire, ma l'amore no. Anche i prati rinunciano ai fiori, perché i fiori hanno perso i colori, ma l'amore no. Gente che non viene. Simone, verresti ospite di Club Victoria? No, ho detto di no! Ma perché si tinge Branduardi? Benvenuti a una nuova puntata di Victor Victoria e io, siccome insomma abbiamo due ospiti molto importanti anche questa sera, non so come mai ma abbiamo questo culo qui, io passerei la linea subito alla nostra Virginia Lagerbrocken per il primo ospite. Prego Virgi. Bene, sta per entrare uno dei comici più affascinanti della panorama comico italiano. Ha dichiarato... Con la Canalis ho un rapporto molto cameratesco. Nessuno lo sa, nessuno lo sa. Ma dentro la Canalis c'è un camionista. Infatti, in intimità lunedì la chiama Franco. Bene, ha dichiarato anche: io canto solo sotto la doccia. È l'unica esibizione in cui mi applaudo. Ora mi chiedo: e con una mano va il bagno schiuma e con l'altra la spugna? Un cosa applaude con il titolo? Se riesce, bravo! Lui è arrivato quarto dalla Zanzara d'Oro, io terza dalla Sagra della Lumaca. Il destino ci unisce. Signore e signori, è qui con noi Fabio De Luigi! Thank you.
anche tue? Sì, sì, le porto, costano poco, 50 euro a puntata. Vengono via, grazie. Fabio, sì. Scusa, sei venuto in macchina, vero? Sì. Tranquilli, via libera, potete uscire, perché so che lui è un incazzoso al volante. Sì, andate, sì, tranquilli, tra l'altro so che c'è un aggiornamento Onda Verde, dovrebbe esserci, sentiamo. Vai. Si segnalano rallentamenti tra la diramazione Roma Nord e la Cassia Beientana sulla carreggiata esterna. Sull'Autosole in carreggiata sud, prudenza per incidente tra Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Si segnala inoltre sulla A1 in direzione Bologna la presenza di Fabio De Luigi alla guida della sua autovettura. Si consiglia di evitarlo imboccando immediatamente l'uscita dell'autostrada più vicina. De Luigi è considerato pericolosamente irascibile. Si raccomanda dunque di prestare la massima attenzione e di contattare la Protezione Civile in caso di avvistamento. Ecco, ti abbiamo seguito nel lungo viaggio che ti ha portato qui, infatti c'è questo aggiornamento di qualche ora fa che abbiamo voluto riproporre. Il vero maschio medio italiano che perde la testa al volante. Sì. Perché sai che cosa si dice in giro, no, di te? No. Che sei un vero pezzo di merda al volante. Grazie, vi ringrazio tutti quelli che hanno avuto occasione di vedermi dare il meglio di me al volante e insomma sono felice in qualche modo. Sarebbe anche ora che cominciassero a dire che sono un pezzo di merda, sennò mi dicono sempre quanto è simpatico. Quanto è simpatico, no vabbè. Quante Ma scusami, che cosa fai esattamente? Qual è la scena peggiore alla quale insomma uno di noi potrebbe assistere? Beh, una volta ho perso proprio completamente la testa, si dice quando si chiude la vena, si dice da noi, proprio non arriva più il sangue al cervello e tu fai cose... In Emilia Romagna? Si dice così, okay. Si chiude la vena. Una volta uno mi ha suonato. Sì? Allora, stava praticamente per tamponarmi lui. Io ho frenato perché era venuto l'arancione, sì? E come una persona civile rallento e mi fermo ai semafori. Certo. Questo lo dico perché se fosse all'ascolto il demente, almeno questa volta capisce perché ho perso la testa. Puoi anche avvicinarti alla telecamera per raccontarmelo? No, che poi sembra... È arrivato lì, arancione, fermo. Quindi lui aveva molta fretta e quindi ha valutato che secondo lui io avrei dovuto fare lo scatto, sai lo scattino quello che prendi all'ultimo, l'arancione in due, io certo. E lui, aveva un pulmino, un camioncino. Quindi mi sono fermato, lui ha fatto una mezza inchiodata dietro, inutile, sì? Perché aveva già visto che stavo rallentando, e mi ha suonato. Adesso, detta così, uno pensa, sei uno psicopatico? Sì. Sì. Sì, sì. Però la seconda suonata che mi ha fatto, che non ne ha fatta solo una, ho perso la testa. Completamente. Sì, ho cominciato a minacciare, a fare gesti, volevo scendere, poi è venuto il vento, ora sono ripartito, sgommato, mi sono affiancato, lui è partito, io sono andato in scia sua e l'ho inseguito per credo 2,5 chilometri di strada, suonando ininterrottamente, ma ininterrottamente. E... che se l'ora lo permetterebbe, ma non dico quello che sono stato in grado di pronunciare all'interno di quell'abitacolo, tanto che ho dovuto chiamare un prete a benedire la macchina, perché era indemoniata il giorno dopo. Quindi questo era per tranquillizzare tutte, sì, le persone in ascolto. Adesso potete uscire di casa. De Luigi per la prossima mezz'ora starà con noi. Tranquilli. Non è sulle strade. No. Allora, senti, io ho letto questa cosa curiosissima, sì, tua, che hai troppa pelle in faccia? Sì, ho molta pelle. Ho un disavanzo di pelle, se interessa... se interessa... Che brutta immagine. E più o meno... Sì, chi ha la fortuna di vivere con me la mattina mi vede più o meno in queste condizioni. Esatto. Sì. Ma scusami. Poi viene fatto un lavoro di raccolta, eh? Ma adesso i tuoi autori mi hanno chiesto, qual è una cosa, sì, che non ti piace? Non è che non mi piace, è che ho proprio molta pelle in più e non so cosa farci. Cioè, come ti fai la barba? Come mi faccio la battuta? Qui ci vorrebbe una battuta, io lo so che tu vorresti la battuta, io ma non ce l'ho. Battuta, non ce l'abbiamo. Non ce l'ho. Fatti girare la faccia. Però questa parte qua, qui, vedi che si crea come un... Vai giù dritto lì. Sì, se io non tenessi un po' di barba, sì? Bisognerebbe spiegare a uno dov'è il mento, perché sembro, praticamente quando io mi faccio la barba sembro un lombrico. Sai il lombrico quello disegnato così, con gli occhi, la bocca che ride e fino non si sa, potrebbe finire qui, qua, chi lo sa. Vedi, questa era ottima, ecco. Era ottima. Allora usiamo questa, scusa. Sì, a me è piaciuta molto. Senti, allora, io ti voglio anticipare questa cosa. Sì.
Abbiamo deciso... Ah, aspetta un attimo, perché sulla questione Lombrichi si è inserito Travaglio, che tu sai che è il nostro ospite di riserva. Ah, no, non lo sapevi, non l'hai visto in camerino, certo, di là, lo teniamo lì, lo e quindi in panca, certo. Sì, appena c'è un calo di tensione, l'ospite si distrae, ci annoia, così entra a Travaglio. Lui è, già, è già il momento di Travaglio, per dire quanto bravo sono stato fino adesso. No, è un piccolo, avvertimento. Ah, va bene, è un avvertimento. No, lui è di là, fa le sue cose, telefona, aspetta, e quindi aspetta il momento giusto per entrare. Allora, torniamo a noi perché, non so se lo sai, ma quest'anno abbiamo deciso proprio con te di inaugurare una rubrica nuova. Ma che culo! No, perché ci si può aspettare tutto, di tutto. Può essere bellissima, ma anche... Di tutto. Con Neri Marco Re è stato argomenti boom boom. Sì. Con te invece facce ride, che è la cosa peggiore che uno possa dire a un comico. Sì. E lo so, mi rendo conto. Mi rendo conto. Allora, il gioco funziona più o meno così. Noi continueremo la nostra intervista. A un certo punto potrebbero entrare degli input, dei messaggi, diciamo, neanche tanto subliminali. Tipo un badile. Ma delle foto, delle immagini di personaggi che tu conosci molto bene, che insomma hai imitato. E tu dovresti alzarti, guadagnare il centro del palco e farci un pezzo. Grazie. Sei pronto? Non finirò mai di ringraziare. Ah, subito così? Eccolo qua! Oh yeah! C'è simpatia, proprio no! C'è simpatia? C'è simpatia! Se lo vuoi! Proprio no! Tua, tutua, patatina mia! Vuoi titillare la sua fantasia? Oh yeah! Questa! Però io ti devo chiedere una cosa perché... Sì. Ero molto in fissa con questo personaggio e una volta mi è capitato a Milano con uno stivale di fare la classica... Vabbè, certo, scusa, hai ragione, scusa, mancava quella. Io ho spaccato un tacco, quando Vado? L'ho fatto. Fa di questo? Qui dobbiamo immaginare, amici a casa, un microfono. Un microfono? La mano libera? Yeah! Oh yeah! Questo è... Ci ho studiato anni. Io ti adoro perché hai capito al volo, quindi questo è il senso, e tu sai che entrerà il facci ridere. Quindi ogni questa tanto. Rubrica verrà riproposta anche ad altri colleghi miei. Mi raccomando che non muoia qua questa cosa, perché ci tengo proprio. No, ci tengo proprio. Allora, la nostra Virginia prima, quando ti ha presentato, ha raccontato appunto del tuo esordio, la Zanzara d'Oro. Sì, e ha fatto una battuta... sapida. Sì. E la cosa curiosa è che tu sei andato a un concorso per comici molto importante. Sì. E voglio capire che cosa hai portato, perché era il tuo esordio proprio. Sì. No, mi sono iscritto perché secondo me avevo le capacità di farlo, ma non avevo uno spettacolo, non avevo un pezzo, non avevo niente. Mi sono iscritto. Sì, ho portato la foto e la richiesta inventandomi un curriculum che non avevo. Quando mi hanno detto vieni a fare il provino. Sì. Ho portato con me ho preparato un pezzo dove c'era un registratore nel quale era registrata la mia voce, sì, che diceva a me come dovevo fare per far ridere. Quindi c'era una specie di corso, insomma, come se non avendo il coraggio io... cassetta, sì, ok. Come se non avessi il coraggio io di presentarmi a fare un provino, e quindi avevo una voce che mi istigava a fare delle cose. E detta così non fa ridere. Non fa ridere, ma neanche quando l'ho fatta. Però mi hanno preso e non so come mai, c'è il destino... No, funzionava. Sì, dopo ci sono state delle evoluzioni, alla fine avevo messo in piedi uno spettacolo che andava molto bene a Zelig ai tempi, poi giravo per i teatri locali, eccetera, e ero arrivato anche al corso di karate in cassetta che faceva molto ridere. Sì, com'era il corso di karate in cassetta? Era completamente surreale, perché un corso di karate in cassetta tu mi insegni, non è che c'è tanto da... È molto difficile. E l'apice si raggiungeva quando il registratore mi chiedeva di appoggiare la mano su di lui... E poi mi faceva la mossa lui così, e rimanevo così con il momento più alto della... Più alto, sì. Proprio di... Sì. Senti, comunque hai fatto tantissima strada, hai citato Zelig, noi abbiamo qui
una vera e propria dea, una donna che è stata una grandissima protagonista di Zeliglo e tuttora. Sì, sì, ho già capito, io un po' la amo, quindi... Tu la ami? Un po' sì. Vuoi dirglielo? Lo sa. Allora ripetiglielo, te la faccio entrare subito. Sì. Geppi Cucciari! Ti amo. Ma scusami, cioè, perché... Anch'io. Okay. Scusate, anch'io. Non vorrei interrompere questo petting, sì. Però ho visto un'occhiata... È un petting intellettuale, mia cara, è il migliore, quello che non può essere mai disatteso. E non può rimanere neanche incinta, peraltro. So. No, ho notato, scusami, questo purtroppo è un problema nostro, mi rendo conto, è... si è creata una certa competizione. Quella là non rovinerà mai questo mio momento con Fabio. Perché? No, io ho occhi solo per lui. Io anche. E quindi? Mi sono vestita anche abbinata al mio cuore palpitante. Lei ha occhi per lui. Io pure, lo guardiamo, lo dividiamo. Ti stanno chiamando fuori. Gioia avere qua questo grande uomo, questo grande attore comico, imitatore, attore drammatico, imitatore di attore drammatico. Davvero, soprattutto quello. Sono una grande ammiratrice di quest'uomo, di questo eclettico artista, capace di passarmi così da una parte all'altra. Sei un po', diciamo, il Clemente Mastella delle arti recitative. Comunque tu Fabio, guarda, sei capace non soltanto di far ridere ma anche di far commuovere, perché proprio è una faccia, diciamo, che si presta a diverse espressioni. Guardate qua, abbiamo una foto, per guardarlo meglio, un volto che sembra fatto di plastica, espressivo, poliedrico, polifunzionale. Chi mi ricordi? Soltanto un'altra persona ha queste capacità interpretative. Ecco qua. Ecco. È tristemente vero. Anche a me, non mi chiedi anche a me cosa provo quando mi faccio la barba? Molta tristezza, ti rispondo subito. Ecco la prima domanda che riguarda il nostro grande Fabio. De Luigi ci ha regalato personaggi indimenticabili come... Ma secondo lei, se è incantato il disco, sono io che non mi ricordo neanche un personaggio di De Luigi? Guarda, se è incantato il disco soltanto per il 46%, perché vuol dire... che il 54% si ricorda di tuoi personaggi memorabili. Tu hai regalato al pubblico una fantastica cifra di personaggi memorabili, esilaranti, paradossali, ai limiti della follia, diciamo, proprio tu sei come il cast dell'ultimo GF, diciamo, ricompreso solo in una persona. Perché tu hai il dono di cogliere il tratto distintivo di un personaggio e così riproporlo. Peccato che tu non possa proporci un'imitazione di Vicky mancando il dato distintivo proprio. Oppure ti posso dare una mano io, sì, per imitare Vicky, prova a pensare a niente, pensa soltanto che sia amica di Valeria Marini. Ecco, imitazione perfettamente riuscita. A volte basta poco. Basta poco. Basta poco che ce l'ho. Seconda domanda, Fabio è il re della risata. Far ridere è la miglior arma di seduzione per far colpo su una donna. Ma una volta conquistata, lei per caso saprebbe anche come mollarla? Sì per il 60%, no per il quasi 40%. Allora, una frase classica delle donne moderne esigenti: non mi interessa l'uomo bello, voglio che mi faccia ridere. Bella cagata. Diciamo che l'uomo statisticamente, però... L'uomo statisticamente non ha il senso dell'umorismo, l'uomo bello soprattutto non ha il senso dell'umorismo. Ratz de Gan ha lo stesso senso di ironia dell'ispettore Rex, proprio del cane, diciamo, e non porta neanche le ciabatte. L'uomo che fa ridere di solito è un cesso, tranne te, che sei molto grazioso, e tu lo sai che lo penso. Molti uomini fanno ridere, ma solo dopo che si sono spogliati. Invece ricordo al pubblico che l'ultima volta che tu ti sei spogliato è partita una ola spontanea del pubblico che ha chiesto anche il bis, ma ormai trovare un uomo che concede il bis è sempre... Terza domanda, alle Iene Fabio ballando con Ilary Blasi le fece uscire un seno in diretta. Lei pensa che se ballasse con Vicky si potrebbe compiere il miracolo? Sì, scuotendola per... molto, sì, scuotendola molto però. Ma la sposta tanto, la scuote.
Il 31% degli italiani pensa che tu possa compiere il miracolo e moltiplicare i seni. Allora, ma parliamo di te. Tu sei abituata a lavorare con le belle donne, con la Unzica, con la Incontrada, che salutiamo, tutte quante, sì, maledette magre che siate. E l'ha detto anche la Smilza la prima, che insomma, lavorando con la Canali, si è svelato insomma questa cosa che tu pensi di lei, che dentro di lei perché ci sia... Perché la Smilza? Tu, hai, no, tu non hai occhi oggettivi. Devo spiegarti alcune cose, poi dopo te le spiego. Lei ha detto quell'aneddoto che riguarda Fabio, quella persona che tu continui a insistere a invitare in questo programma, irritandomi con quelle cosce, mai fastidiosa può essere. Lascia andare la tua creatività così come stai facendo, Fabio, non ti preoccupare. Fabio, dimmi, amore. Un po' di coerenza, per cortesia. Hai stavi ragione. Flirtando sulla parte destra. Non so, ma sai, non con la risposta sbagliata d'Alba Parietti. Allora, tu hai detto questa cosa di Elisabetta, che Elisabetta dentro di sé ha un camionista. Qua unanime il commento degli autori etero, pochi ma intensi. Allora. Beato il camionista. Esatto. Povera Virginia, me la distrugge così ogni volta. Lo so, ma d'altra parte cosa è sempre stata così, tu che la conosci da... Non la conosco così bene come sembra, però credo che sì. So. Perché è arrivata sotto altra forma e si è trasformata stando qua, credi, no? Che da quando è arrivata Virginia ha sempre qualcosa da ridire. Vedi che fa il labbrino, Potrebbe piangere da un momento all'altro, Virginia. Spero di no. Fabio è rimasto, sì, perché è rimasto ammirato. Me lo rifai per favore con lei il suonino. Me l'ha chiesto così. Qui c'è qualcuno in regia che pigia un tasto. No, è lei. Curioso, bravo. È lei. È un po' triste la nostra Lagerbrock. Andiamo avanti, perché sì, vorrei parlare un pochino dei film di Natale che hai fatto, perché io so che per Natale a New York tu e Bisio vi siete rifiutati di girare una scena nella quale scambiavate un tipo che urinava per una fontana. Voglio capire, strano, era perché . Avevate problemi col direttore della fotografia o con i costumi? Con tutte e due. No, era ci sembrava una scena che non andasse bene per... Un po'... Ma sì, non era molto, secondo noi, molto divertente. Cioè, fatta da noi, probabilmente fatta da altri, avrebbe fatto ridere, non so. Insomma, non dimentichiamoci che ci sono certe commedie americane, perché poi qua si parla male sempre solo delle nostre cose, ma ci sono commedie americane anche di grande successo, dove c'è gente che si fa, si può dire, raspone, si pasticcia nelle mutande, diciamo, okay, e il prodotto finito finisce sui capelli di una ragazza che poi si presenta, cioè se lo leggi su una sceneggiatura italiana dici, ma però è un po' troppo, invece se le fai in un certo modo le cose, la volgarità sta anche un po' nel come fai le cose, credo. Quella cosa lì non era molto... E quindi l'abbiamo un po'... L'avete un po'... Elegantemente dribblata. Però c'è da dire che comunque in realtà questi film sono molto apprezzati dal pubblico in Italia. Ah, è vero, tranne che sempre da lei loro. Che fa questi rumori? No, scusa. Perché io so che... La giallappa qua dietro, so che uno in particolare non può nemmeno menzionarli, è vero? Credo che siano un po' tutti e tre, però Marco... In particolar modo Marco Santin e Giorgio Gherarducci soprattutto, lui addirittura sì, non li nomina nemmeno, è vero? Sì, quei sì, cosi sì, là sì, che sì, hai fatto. La roba là che hai fatto. La roba là. Sì. E come... Li ho messi davanti al fatto compiuto, cioè perché quell'anno lì credo che... Forse è stato un anno in cui non ho lavorato con loro, sì, ed era, corrispondeva credo al mio primo film di Natale, quello con Bisio. Mm-hmm. E niente, ho fatto finta di niente, però poi ho pagato tutto. Cioè tu per un anno hai fatto finta di niente con sì, loro? Sì, perché quell'edizione lì non la facevo, l'edizione successiva mi sono presentato e lì è partito il massacro. Ma per poco non mi chiamavano nemmeno più per nome, insomma, dicevano quello lì che fa quei film lì, cioè proprio si sono risentiti un po', però. Insomma, poi però quando l'hanno visto? Ah, non l'hanno visto.
Non credo l'abbiano visto. Benissimo. Ah no, scusa. Scusa, uno dei tre, di cui non farò il nome perché mi ha pregato lui nel messaggino che mi ha mandato di non dirlo. Dai, mi diciamolo. Ha detto, no, allora, sai che mi è anche piaciuto? È non Santin. Dirlo è mai Santin. A nessuno. È Santin questo no, qua. Non è Santin. Non è Santin? No. È Gherarducci. Non... Gherarducci l'ha detto. E io, vedete come ho mantenuto la parola, sì. Non lo dirò mai a nessuno. Si è consumata una tragedia, ho tradito l'amicizia. Hai tradito Giorgio l'amicizia e l'hai pubblicamente sputtanato, lo possiamo dire. Ecco. Lui tra l'altro, se non sbaglio, è quello che scrive per Rolling Stone anche, dei tre è proprio quello più... Sì, di cinema. Sì, quindi no, rimaniamo così. Qui. Vuoi chiedergli scusa adesso che hai detto tutti quanti? È quello al centro, per intenderci. Sì. E questo signore qui centrale? No, no, anche perché lui avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, lo conosco. Esatto, quindi esatto, proprio... quindi va bene così. Però in realtà io sono sicura che a Giorgio piacerà anche il prossimo film di Natale. Noi abbiamo già un'anteprima e ve lo facciamo vedere. Vediamo. Che non farò io. Però. Guardate i cinepanettoni e ridete solo ai titoli di coda? Pensate che guardando i film di Natale il vostro cervello si decomponga? Ora la musica cambia! Natale ad Avignone, il primo film di Natale che fa riflettere. Nel primo episodio una famiglia come al solito va in vacanza, ma alla ricerca dei luoghi del papato di Clemente V. Ne succederanno delle belle. Nel secondo episodio un marito tradisce come abitudine la moglie, ma questa volta con una docente di glottologia bizantina. Nel terzo, due omosessuali che fanno sempre ridere, ma qui collezionano francobolli. Natale ad Avignone, con un cast mai visto prima. Corrado Augias nel ruolo di quello che legge i libri. Lucia Annunziata nel ruolo di quella non solo bella, ma bella dentro, affascinante. E Aldo Busi nel ruolo di quello colto che manda a f***o tutti. Natale ad Avignone. Presto in tutti i circoli culturali, le biblioteche e i centri congressuali di un certo livello. Molto bello. Molto bello. Molto bello, ma è bello anche perché... È bello perché, a parte che fa molto ridere, ma riassume anche tanti altri film che non si spacciano per film di Natale, ma sono esattamente come film di Natale, però vogliono anche raccontarti che sono qualcos'altro. Tipo? Non te lo dirò mai. Benissimo, benissimo. Allora, facci ridere! E già che ci sei, mi fai un favore dopo, mentre mi fai Lucarelli, sì. Alla fine mi lanci anche la pubblicità, già che ci sei. Ah, sì, poi do anche una pulita magari. Sì, grazie. Durante la pubblicità. Cosa non mi ricordo però cosa... Lui fa sempre così, paura di sicuro. Sì, quello lo volevo dire per la pubblicità, magari lo tenevo come chiusura. Ok. Se sei d'accordo, se no... Sì, no, fai come vuoi tu. Vuoi scrivermi il testo? No, no. Al volo? Assolutamente. Non lo so, tanto... non so. La storia che stiamo per raccontarvi è una storia di puro terrore. La storia che stiamo per raccontarti, se fosse un romanzo, sarebbe un romanzo di Stephen King. Paura, Se fosse un film, sarebbe Io non ho paura di Gabriele Salvatores. Io non ho paura di Gabriele Salvatores. Paura. E ora pubblicità, rimanete con noi, ci vediamo dopo. Paura, Gente che non viene. Vorresti ospite a Victor Victoria? Sì e no. Ok, buona la seconda. Sono sempre esagerati qui. Ringraziare veramente il pubblico calorosissimo. Sì. E anche Fabio De Luigi che è nostro ospite questa sera. Sono io. Facciamo questa cosa. Il cane. Il cane dietro le macchine. Il cane da casa. Tutti l'avete visto, no? Il cane. Lei ha anche un dito a casa che fa così. Non lo riceve adesso, durante la pubblicità. È vero. Perché è vero. Noi, parliamo di queste cose così, per intrattenerci. Lascia fare, esatto. Cosa dimmi dobbiamo tutto. Fare adesso? Non lo so. C'è una grande sorpresa.
Si sta prendendo per il culo. Come rientriamo senza svelare la grande sorpresa? Con una specie di primo piano, adesso ve la vado a svelare. Lo dici tu? Sì. Mi trema un po' la voce. Perché è proprio... Boom, inaspettata. Questo potrebbe essere... Si fa il picco. Sai qua. Che con te abbiamo introdotto la rubrica Facce ridere e Facce ride e anche quella argomenti boom boom. Boom boom, esatto. E questo, amici all'ascolto, è un argomento boom boom. Boom boom. Vedrete, vedrete. Chiedere questa cosa perché insomma siamo in Italia, tutti sono patiti di calcio e fino a lì, anche se sono una donna, ci arrivo, cioè lo scopo nel calcio è quello di fare gol, fare giusto? Gol. C'è una porta e uno sì. fa gol, ok. Per quanto riguarda il basket, anche lì ci arrivo, fare canestro. Dovete sapere che Fabio... Forse non tutti sanno che, come dice... Cosa? Quello là? Sì, quella rivista famosa, eh? Esatto, ha giocato come professionista in Serie A. In Serie A? In che squadra? Rimini. Che è una delle squadre più scudettate d'Italia, dello esatto. sport che ancora non vi vogliamo dire qual è, amici all'ascolto, esatto. perché c'è il sorpresone. abbiamo fatta bene questa volta. Sì, questa volta. Che abbiamo agganciato lo spettatore, adesso è lì, così. È lì così. Non vede l'ora. Ma quale sport sarà? Che cavolo di sport sarà? Lo dico? Dillo. Il baseball. Non è che c'è da fare quelle facce, è uno sport come un altro, molto bello secondo me. Ho capito. Molto popolare. Io, come milioni sì. di spettatori, quei quattro che ci stanno guardando, sì. faremmo capire quali sono esattamente le regole, cioè qual è lo scopo del baseball, e per farlo abbiamo la sorpresona, la lavagna! La lavagna! La lavagna! Anche questo, se preferisci, abbiamo il gessetto. Adesso sì. io vorrei capire, intanto com'è fatto un campo da baseball, così, a grandi linee. Quale preferisci? Grazie per la domanda, volevo tenere uno di riserva. Allora, okay. Prima cosa, già dovrebbe cominciare a piacerti solo nel vedere la forma del campo da baseball, che è chiamato diamante. Il diamante, ripetiamo benissimo. Insieme, diamante. Bene. Scusami, però io non lo vedo, non so per quale motivo questa sorpresona non funziona. Diciamo che è così, il diamante. Sì. Ecco, questa okay. è la forma del campo. Perfetto, è diamante. Un diamante. Qui abbiamo le basi. Vi ricordate, amici all'ascolto, il gioco dei quattro cantoni? Ecco, è un po' così il baseball. Io non me lo ricordo. Vabbè, perché... Però tu vai avanti, fai finta. Io dirò sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, ce lo, sì. Non ce lo ricordiamo? Certo. Si faceva così. Sì, il gioco. È tipo il gioco della sedia? È tipo il gioco della sedia. Allora, la domanda che uno giocatore di baseball non vuole farsi mai sentire, non vuole mai sentire sì. è: ma tu sei battitore o lanciatore? Perché okay. nel baseball tutti fanno tutto, cioè si lancia la palla. Aspetta e un attimo, si... Beh, Amo, qual è lo scopo? Lo scopo è giocare a baseball. Prima cosa. Seconda cosa. È far compiere a un giocatore okay. l'intero giro delle quattro basi, così. In questo modo si segna un punto. Bene. E fino qui... È avvincente. È molto avvincente. Ma entriamo nelle fasi un pochino più calde. Chissà per quale motivo non sono ancora stati presi come testimonial delle mutande i giocatori di baseball. Strano, È molto strano. Eppure la mazza ce l'hanno, mi viene da dire. È strana questa cosa, c'è. La mazza c'è. Benissimo, allora dicevamo, quindi uno parte da qua. Sì, allora ci sono due squadre. Una sì, adesso vado un po' veloce perché vedo che prendi tu. Non devi chiederlo, ti ho detto che non devi chiederlo, è inutile che chiedi, insisti, ti accanisci. Se ti accanisci. Va bene. Allora, una squadra va in difesa e si schiera in queste posizioni, vedi? Queste posizioni. A cazzo? Un po' a cazzo di cane, esatto, come si dice in Inghilterra, ma più negli Stati Uniti, ecco, in modo più tipicamente... statunitense. Questi sono i giocatori che si schierano in campo. A quel punto tu mi dirai, è facile. Invece non è facile per niente, perché arriva quelli dell'altra squadra, che sono tutti seduti ma qui. Ma non erano già qua loro? No, questa è la squadra che si schiera in difesa. Ok, cioè, quanti sono? A nove persone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quanti okay. sono? 9. 9 in difesa. Arriva uno questi dell'altra squadra. Questi stanno tutti in porta qua. Non è una porta quella lì. A parte non toccare il mio disegno che... Era venuto bene.
stai buona con le manine, eh? Stai buonina lì. Allora, okay. Qui c'è una panchina, tipo panchina di calcio. Tutta la squadra. Tutti e nove stanno seduti lì, in riserva. Sì, se però tu mi interrompi costantemente, capisci che poi diventa molto difficile. Ecco. Sono una donna. Salve. Stiamo spiegando le regole del baseball. Perché sperando si fosse che sintonizzato tutti... ora. Esatto, perché si fosse sintonizzato ora. Questo è un diamante, ci se sono per nove, caso c'è un su, nero su da qualche altra parte. Guardano nove che giocano. Nove che giocano. No, uno alla volta, quelli che attaccano con la loro bella mazza, e nel senso questa mazza. Lo dico perché hai fatto la faccetta. Io? Sì, hai fatto la faccetta, io la mazza, no. Io la battutona. No, 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 la mazza, no, 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 l'elmetto. Mica sei Gasman. Allora, qua sì? L'omino va a battere. Sì, sì, ci sono. Non facciamo battute anche no, sulla no, parola no. Va a battere, no, no, no. Sennò non ne usciamo più. Il lanciatore, esatto, il lanciatore lancia la palla al suo compagno di squadra che è il ricevitore e cerca di fare in modo che l'altro, il giocatore della squadra avversaria, non la colpisca. Ecco, se per caso la colpisce, entriamo in un putpurì di situazioni che credo quante ore abbiamo a disposizione. Mi sta per uscire del ecco. Sangue dal naso e io però grazie. Fino qui ripeti. Allora, poi ti dico anche al volo, sì. L'area dello strike va da qui, senza offesa, a qui alle ginocchia, e a terra c'è una casa base che è fatta così. A forma di casa. Bella l'idea dei gessi che non vanno sulla lavagna, molto anche, bella. Secondo me è molto bella, un pennarello, va ecco, bene. Funziona così, abbiamo un diamante. È un se po' gay questa vivo, cosa qua. No, iconograficamente è sì. Un po' gay. Su un diamante ci sono certo. Nove uomini. Con una mazza? No? Sai che se potrebbe fosse vivo l'inventore del baseball si sarebbe già suicidato, eh? Che... Vabbè, andiamo, è che uno sport antico. Sì. Okay. Ci portate gentilmente fuori la lavagna. Grazie mille. Eccoci qua. Noi siamo dietro la lavagna, eh? Siamo dietro non la lavagna, siamo sempre via. Quelli. Siamo eccoci qua, siamo con Fabio De Luigi. Sì. Che ecco, ha una attentato. Vera e propria passione per il baseball e ce l'ha sì. Trasmessa, io ti ringrazio. No, ho visto, proprio ti brillavano gli occhi. Sì, no, oh, volevo parlare un pochino di Happy Family, sinteticamente perché Salvatore e Sebastiano Antuono ne hanno parlato li veramente. Hanno già scassato esatto. E allora cosa vogliamo vediamo dire? Vediamo se sei più bravo di loro. Happy Family è un film molto bello. Sì. Perché è divertente, perché è emozionante e perché quando esci ti rilascia un buon sapore in bocca, come una buona caramella. Quando esci da questo film dici, ah, allora se forse ho un pochino più di coraggio e mi lascio un pochino più andare nelle cose della vita, fra cui l'amore in primis, ma anche l'amicizia, eccetera, vado un pochino più dietro all'istinto invece che sempre solo alla testa, posso essere felice. Che film, fine. Bravo, grazie. Sintetico. Allora, una cosa incredibile, e questa è veramente incredibile, che sì. Ho scoperto che è un bambino di 3 anni, cioè lo sapevo, è solo che immaginavo... Anche immagina... io lo sapevo, sì. Anche tu lo sapevi? Sì. Okay. Almeno da 3 anni. Sì. Da 3 anni. Sì. Però la cosa incredibile è che io non ti ho mai visto da nessuna parte fotografato, cioè non ho questa immagine, anche per... non ti vedo papà. No, no. Io mi vedo perché lo sono e sono anche bravo. Sei bravo? Sono molto bravo, sì, sono campione del mondo di cambi di pannolino indoor, come dico spesso e volentieri. Ce l'abbiamo un bambino qua? Me lo ecco, lanciate? Vedi. Ecco qua. Questa si chiama amicizia. Questa è amicizia? No, io sono abbiamo molto, molto paterno. Abbiamo voglio far vedere sì. Anche che... Piange volendo. Questa è l'unica cosa che non mi manca, aspetta che lo appoggio qua, ma è un po' giù di voce. Sta male, influenza. L'unica cosa che non mi manca, siccome mio figlio adesso ha 3 anni, è proprio questa fase qua in cui i bambini piangono e non sai cosa sta succedendo. Quindi, insomma, diciamo che il cambio di pannolini è anche una di quelle cose che non ti capita sempre indoor, dove tu puoi essere anche campione, outdoor, sì, ma sì, anche sì. Magari durante un'intervista. Cioè, la sfiga mi immagino a volte... la sfiga... Quella di... Era il bambino che deve essere sì. Cambiato e sei in un posto dove è difficile fare sì, questa cosa, fare due cose contemporaneamente, no? Certo, quindi adesso io comincio a cambiare, tu mi fai delle domande, questo è il gioco? Ma non è un gioco, è giusto per me, tu tienilo lì e ogni tanto okay. Se ti serve... Se vuoi comincio, ma questo però bisogna togliere questo e averne uno nuovo.
Ce l'abbiamo uno nuovo? Mettiamo perché un bambino di queste dimensioni lo puoi cambiare anche tenendolo sulle ginocchia, non succede niente. È un bambino molto grosso, mi stai dicendo? Sì, è un bambino che ha una testa come questa sedia. Ecco, ho tolto il è un po' il figlio di Shrek, ecco, lo abbiamo identificato così. Non farlo mai più. Cosa hai detto? Chiedi scusa. Chiedo scusa, non so cosa ho detto, ero posseduta. Ecco. Occhio quando ti possiedono. Eccoci perché qua. Si può rimanere in piedi. Allora, dicevamo, nel frattempo. Senti, tu hai dichiarato, mentre cambi i pannolini, sì. Hai dichiarato che sei monogamo come i piccioni, che già come... No, perché no? Dicono tra l'altro che... io so che un piccione una volta si è fatto una gallina, ma questa è una brutta battuta che mi hanno scritto. No, ma infatti... Ecco, finito, intanto per dire non... a quale livello siamo. No, bravissimo. Andava sfogliato, dici tu. Cioè, Pinto, però me l'avete già dato così, io pensavo di doverlo fare sui vestiti. Peraltro no, mio bello. Figlio lo cambia sempre così, non è che gli tolgo i vestiti, io il pannolino lo metto sopra. Che sarebbe da fare? Anche noi dovremmo cominciare a mettere le mutande sopra i vestiti. Sopra i vestiti. Come diceva Woody Allen, sarebbe il dittatore bellissimo. Dello Stato Libero di Bananas, quando diventa certo. Lui e perde la testa, dice da domani tutti con le mutande e l'intimo sopra per controllare. Scusa, se ce l'abbiamo. Però ti voglio far notare che in tutto questo la mia domanda non hai risposto, ti sei concentrato sì. Solo col bambino. No, sul bambino. Ho detto, ho parlato dei piccioni perché non so se è una leggenda metropolitana. Saresti una buonissima mamma, sai? Senti, allora, cambiando argomento, tu vieni da una regione molto bella dove il liscio, sì. Okay, parlando di liscio, sì. È preso in grande considerazione. C'è gente che credo si tenga in vita grazie al liscio. Sì. No? Sì. Ecco, siccome, diciamolo, sono stati rivalutati i B-movies, sono stati rivalutati, non so, gli anni Ottanta, le spalline, tutte queste, i colori flu, tutte era queste praticamente cose. Impossibile rivalutare le spalline, apro e chiudo parentesi, però ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. E aspettiamo il pantalone qua e poi abbiamo fatto, no? Ma è arrivato anche quello a un certo punto. Lo so. Io voglio capire perché il liscio non lo caga nessuno. Ma guarda, il liscio è una musica già che nasce già vecchia, lo dico per gli estimatori, nel senso che già nel dopoguerra e il buon Secondo Casadei, l'inventore di Romagna Mia, la faceva entrare nei suoi programmi di musica, perché nel dopoguerra sono arrivati gli americani con il boogie e certo. Quant'altro. Lui, che aveva un'orchestra ai tempi, suonava boogie, valzer, eccetera, e poi buttava dentro nel programma uno o due pezzi di liscio perché ci teneva a mantenerlo vivo. In realtà è una... A me fa molta simpatia il liscio perché... È sempre lì dallo sparire, un po' come un panda, no? Un po' in via di estinzione sempre, però rimane costantemente. E noi che viviamo in quelle zone, ma credo che anche un italiano, quasi tutti hanno sentito almeno una volta e quindi ti fa simpatia, tutto lì. Siamo avvolti da questa musica, anche se magari non è che ci piaccia proprio totalmente, ecco. E poi tra è una musica tu... da ballo, quella, fondamentalmente, non d'ascolto. Tu ci hai fatto anche un film, tra l'altro. Sì, sì, Fandango, in un momento di follia, ha prodotto questo film che si chiamava Ogni volta che te ne vai. È vero. Che era ambientato nel rutilante mondo del liscio, insomma. Era un gruppo un po' improbabile di suonatori di liscio. Tu lo sai ballare? Io avevo imparato allora proprio i passi base, però adesso li ho rimossi. Allora, io a questo punto vorrei promuovere una campagna che si chiama Più liscio per tutti. Secondo me tu sei il testimonial ideale. Ti ringrazio per la fiducia. E io vorrei far entrare Carmen, che ecco. A questo punto insieme a te darà dimostrazione. Sei pronta, ti do del tu, sì, a regalare certo, un momento di televisione indimenticabile? Prontissima. Bene.
Allora, voi potete insomma guadagnare il centro del palco e farci un piccolo corso di farci. Lì. Io mi seguo la signora perché sono completamente avulso. Allora, dal... Fabio, la cosa più importante... Scusatemi, più liscio per tutti, io mi sposto così me lo godo. La cosa più importante è la postura. Spalle diritte, petto in fuori, viso verso l'esterno. No, non esagerare però, Così e braccia in questo modo. Ok? Però non riesco a guardarti. Tieni, no, no, ma non importa perché i ballerini non si guardano mai. Sì, però prima quando devono imparare sì, magari un attimo. Dopo magari non si guardano mai. Fletti le gambe. Allora, adesso facciamo 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Perché noi dobbiamo ballare la Non lo so. La mazurka. La mazurka. Scusate. Okay. Posso interrompere un attimo? Sì, prego. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Andiamo avanti. Allora, dopo aver fatto questo, Fabio, forse andiamo un po' più avanti. Sì. Ok? Eccoli lì. Allora, adesso facciamo un passetto indietro. Parti col piede destro. Sì. 1 2 3. E molleggi. Molleggio. 1 2 3. Andando indietro. Sì, beh, non andare per terra però. Molleggio e vado indietro. Le gambe, il busto praticamente deve stare fermo. Molto bella, le braccia ferme. 1 2 3. Guardo sempre, continuo a guardare su. Io continuo. Come dire, sono pronti per una gara. Di cominciare con la musica. Allora a questo punto Carmen è soddisfatta del... È soddisfatta? Sì, sono soddisfatta. Della tua prova. Sei bravissimo. Quindi, giustamente ma dice che tu hai... potete cominciare con la musica. Con la musica. Prego. No, ma stai... Sempre stai... così? Sì. Ah, bene. Perché alla fine, quando arriviamo in fondo, dobbiamo fare una gira e volta con... Perché in Romagna si fa così, Fa così, col sì, calcetto. Col calcetto. Col calcetto. Carmen. Io posso dire una cosa? Sì. Ho prenotato un pronto? Tavolo per Capodanno e vorrei... Siccome... Secondo me, Carmen, possiamo anche saltare questa parte qua perché lui l'ha studiato, lo conosce, quindi io mi sentirei di dire che è pronto. Pronti. È pronto per cosa? Pronto è pronto per ballare per una serie insieme di cose, a te. Facendo su e giù così anche. Però, cioè, facciamo un... Faccia lei, facciamo uno, poi giusto, alla fine, giusto, dai, giusto. Una sola. Vai, no, vai, metti vai, caso, vai. Metti caso che ci guarda qualcuno, poi... Ok. Vai. La musica. Ecco. Arriva il saltino, E la gambetta arriva adesso. Rimanete con noi dopo c'è il telegiornale, sì. Oppa! Grazie. Grazie mille, grazie strepitosa Carmen, sì. E in bocca al lupo per tutto, crepi, Fabio. Crepi, è crepi, stato un piacere. Grazie. Fabio Luigi. Ciao. Io passerei immediatamente la linea. Virginia, sei scosciatissima. Sì. Lager broken. Ma tanto mi inquadrano fino qua. Ho capito, allora vieni in mutande la prossima volta, non capisco. Ottima. Da. Prego la nostra Virginia. Il nostro prossimo ospite è una donna molto affascinante. Per lei uomini potenti hanno fatto follie. A me una volta un vigile per una pomiciata ha stracciato una multa. Furba, Bene. Ha dichiarato certe cose a letto non le fa. Anche io, quando sto a letto con qualcuno, è raro, tolgo il calcare dalla doccia.
Ha cominciato recitando le battute di Love Boat allo specchio. Poi ha smesso, si è arrabbiata perché lo specchio non le rispondeva. Un fan si era fissato con le sue iniziali SMS. Anche Victoria Gabello, da un fan in redazione, ha fatto scrivere VC su una porta. Molto, molto carino. Signori, è con noi Sabrina Salerno! Se cade qua troviamo il petrolio, scusate. Attenzione. No, più che altro ho la chiave del camerino. Qua dentro, guarda, non scherzo. Ragazzi, ha la chiave del camerino lì. Eh sì. Credo che qualcuno la ruberà alla fine di questa puntata, la chiave del camerino. No, no, non si vede, ma noi ormai lo sappiamo. Vabbè. Sabrina Salerno! Ciao! Accomodati! Occhia. Sabri, come stai? Bene, ma cos'è questa cosa dello scosciamento, delle tette stasera? Hai visto? Ci siamo messe d'accordo. Senti, se vuoi... scusa. Sì, è uguale proprio. Un pochino di... Ma sì! Oh, mamma. Non mi guardare così. Sabri. Se vuoi, se avete una stola me la posso mettere. Ma magari stai scherzando? Se... No, è che sono umiliata. È mobbing questo, è ufficiale. È ufficiale. Va bene. Allora, possiamo cominciare subito? Mi devo riprendere psicologicamente perché ne ho due qua, io ve lo voglio ricordare a casa. Due scosciatissime. Due scosciatissime. Due hai altro, Vicky. Dai altre cose, dai. Delle scarpe. Il sorriso, gli occhi. Le scarpe. Le scarpe che sono bellissime. Bene, cominciamo. Andiamo avanti con questa presa per il culo, va? Allora, Sabri, senti, ti voglio chiedere subito questa cosa. Io ho scoperto che tu soffri tantissimo quando vedi pavimenti sporchi. È vero. È vero, vero? Sì, sì. Anche quando vedo la polvere sui mobili, a dire il vero. È un po' una fobia, non so, però... Ecco, si chiama rupofobia, che è paura dello sporco, da cui deriva l'ossessione per pulire. Eccolo qua, Io qua credo, dietro. Fantastico. Tu hai la rupofobia? Sì. Ebbene sì. Adesso, noi siamo qui, facciamo questa intervista. Forse la casa è molto sporco. Non lo vedete, ma questo pavimento c'è la è cipria. Sporchissimo. Fa schifo. Fa schifo. C'è la cipria, c'è di tutto. Poi ci sono anche tutti questi strisci, scusa. No, facciamolo vedere perché una volta tanto, visto che c'è una... No. Una... Aspetta che qua si vedono le mutande. Si vedesse solo quello. Le gambe. Facciamo una cosa, No, Sabri, no, ma tanto ce l'ho le mutande, non è che... Ma non è che le devo mica vedere come tutte. Quelle che... No, perché... Sai che sono un sacco di donne senza mutande, mi è capitato un sacco di volte, sì. Di uscire e di vedere delle donne senza mutande? Sì, anche in televisione, come no. Ma veramente? Non le mettono. Ma perché non le mettono? È che sono matte, non lo so. Forse perché segnano, allora non vogliono che si veda il meglio segno. Vedere tutta quell'altra roba piuttosto che segnare qua, certo. Sarebbe brutto vedere il segno. Ma veramente sta rupofobia, veramente. Faccio vedere, sono rimaste le tracce del gessetto e tutto qua. Cioè, è proprio ci vuole uno straccetto, ci vuole qualcosa. Ecco, come lo puliresti tu questo pavimento? Innanzitutto con un aspirapolvere. Poi con acqua calda e ammoniaca. Sì. E poi però per gli strisci non si può fare niente. Grazie, perché... No, volevo una piccola consulenza. Abbiamo capito che ci terremo questi il pavimento così per sempre. Non si può fare niente. Niente? Mi dispiace. Potremmo cambiare. Mi inquieta. Ti inquieta un pochino? Ci picchia, sì. Un po' sì.
No, scherzo. Ragazzi, sta già distruggendo l'immaginario erotico di tutti scherzo, gli uomini. Scherzo, scherzo, dai. No, sembra poi una matta vera. Allora, voglio capire questa cosa, perché sì. Tu hai un... nell'immaginario erotico italiano tu sicuramente sei una delle donne proprio al primo posto. Cioè, non ho dubbi su questo. Sapevi? Sì. Boh, dicono, boh, non so. Vabbè. Te l'hanno detto? Sì, sì. Al primo posto piacere. No, ce ne sono tante. Vabbè, però belle sei donne, lì. Sì, sei lì. Dai. Vabbè, ok. Ecco, e allora io volevo capire questa cosa, perché dipende molto anche dalla faccia, cioè che esprime una certa sensualità, sì, sì. E tutto. Dove vuoi arrivare? C'è un po' la faccia da porca? Io? No! Ce l'hai più da porca! No, guarda, tu ce l'hai più da porca, no, non io! Vieni con me. Voglio ribadirla questa cosa qua, è un complimento, perché sì. Io vorrei tantissimo avere... Guarda. Che cosa? Dove dobbiamo? Guardiamo là. Okay. Guardiamo la telecamera, okay. Là. Nessuno sta guardando me, lo sento a casa. Lo sento. No, guarda. Ma perché sono le tette? No, non è vero, non sono le tette, perché è anche lo sguardo, è che... cioè, se per esempio, non so, facciamo palestra, metti che facciamo un esercizio, sì. No? Ok. In palestra. Ok. Tipo... tipo, non so, spalle. Squat, marrone. Squat coi tacchi. Rimango incriccata per te. No, ma figurati. No, guarda squat. Che si vede anche la pancetta, ma meglio... Vabbè. Squat. Andiamo. Metti che scendiamo. Adesso vai. Voglio vedere chi guarda chi. No, ma mi fai fare... No, ma per... Vedi che c'è la faccia porca, lo sapevo. Ma io... Guarda, io guarda, ho la faccia da porca. Guarda, c'è il monitor lì, io ce l'ho qua. Dai. Sì, ragazzi, ditemi che guardate me. No. Sì, guardano te, guardano me. Ma insomma, io avrei la faccia da porca. Un po' sì, dai. Un po' sì. Ma mi fa piacere perché... Vedi, l'apparenza inganna. Ma ecco, io voglio capire questa cosa. Vedi, qua. Vedi, l'apparenza inganna. Perché? Perché io non sono porca. Tu non lo sei proprio? No. Cioè, nell'intimità sei... Una suorina, quasi. Ragazzi, stai distruggendo degli uomini dall'altra parte che ci stanno guardando in questo momento. Ma finalmente, prima o poi arriva l'ora della verità. Ecco, l'ora della verità. E quindi, a questo punto, se ci fosse mio marito, ti potrebbe... Confermare? Sì, assolutamente confermare. Cioè, che sei un po' noiosa? No. Un po'... Sono un po' freddina, non è che sia una molto portata, non so cosa dirti, perché quando mi confronto, adesso sembra, cioè, suora non lo sono, ah. Ecco, adesso, primo, chiariamo, però quando mi confronto con le mie amiche, diciamo che loro sono molto più brave di me in tutti i sensi, mi raccontano delle cose che io dico, io per esempio, no, io questa cosa non l'ho fatta mai e non la farò mai, adesso ti dico nell'orecchio cos'è, perché non si può dire in televisione. Okay. Non è che si sente. Ed è una cosa che invece le mie amiche mi dicono che lo fanno normalmente. Io te lo giuro su Dio, no, non lo dire, ti prego. Io non posso ripetere questa cosa, no. Altrimenti vengo cacciata, esatto. Come Busi, ma me l'ha, esatto, detto veramente. Sì, sì. Sì, perché sì, mai, ti giuro. Ti giuro, è una cosa che proprio io, loro mi dicono perché non sono molto rilassata, sono sempre una molto... L'hanno capito tutti, tra l'altro, cosa? Vabbè, tanto, se ne frega. Vabbè, comunque io sono vabbè, una... No, vabbè. No. Io sono una tante gran porca a letto, ma tanto a chi interessa, andiamo avanti. Capito? Per esempio, questa è una cosa che veramente... Forse ho trovato solo un'amica come me, ma tutte le altre mie amiche no. E loro quindi ti dicono queste cose e tu sei proprio... Guarda, giuro. Angioletto. No, non è che sono un angioletto, te l'ho detto, non sono. Ma sai, però non sono così, sono più brave loro di me. Non so cosa vuoi che ti dica. Vabbè. Oh, ragazzi. Senti, ma tu che hai... Che caldo che fa, infatti, fa caldissimo qua dentro. Ma tu hai cominciato a cantare, invece, in chiesa, se non sbaglio, sì. Giusto? Eh sì, perché andavo dalle suore. Quanti anni avevi? Ma io...
credo, alle elementari, sì. Veramente? Sì. E ti ricordi qualcosa? Sì. Ci canti qualcosa? Una canzone da chiesa? Sì. Allora, tra l'altro me le ricordo perché mio figlio, siccome va dalle suore, no. Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, scegli me. E poi continui. Sono come la rondine. È stupendo. Sono come la pioggia piovuta dal cielo. Sono come una canna, no, spezzata dall'uragano. Se tu, signore, non sai. No, è... Comunque finisce: se tu, signore, non sei con me. Yeah! Speriamo che Suor Immacolata non lo veda mai questa intervista. Chi non la vedrà mai? È la direttrice dell'asilo di mio figlio, perché sennò perché faccio una bella figura. Perché? Eh? Perché? No, che insomma, ci rimane male? No, non so, beh, a parte che io sono sempre la prima a andare quando dobbiamo fare anche le prove di canto, noi mamme andiamo, io sono sempre lì a che canto a squarciagola perché mi piacciono da morire le canzoni da chiesa. Okay. Mi piace tantissimo cantare in chiesa più che andare sul palco. Veramente? Giuro. Ma perché? Chiedi a mio marito dice sì. Poi a volte sbaglio perché non mi ricordo tutti i testi, no? Però convinta vado e tutti si girano e io faccio e poi rimango, e mi giro, no? Già tutti si stupiscono che io so tutti i testi delle canzoni. E quindi ti piace proprio? Adoro cantare in chiesa. Sì, perché la voce ha un bel suono. E poi le canzoni, alcune sono bellissime. Sono molto belle. Sì, alcune sì. Va bene. Allora, senti, tu hai avuto successo, torniamo un pochino indietro, sì. Perché hai avuto un successo a livello mondiale da giovanissima. Sì. 16-17 sì. anni eri già proprio conosciutissima. Sì. E la cosa interessante è che, appunto, eri un idolo per tutti, per cui riempivi palazzetti, sì. Facevi concerti in tutto il mondo, 50.000 persone alla volta, così. Però sono curiosa di capire, quali erano i tuoi idoli? Cioè, perché magari noi cantavamo certo. tutti boys, ah, no, così. Ma io avevo, e tu, tornata in albergo dopo i concerti, che cosa ascoltavi? Io ascoltavo a quell'età, Bowie, Annie Lennox, Tina Turner, Vasco Rossi. Allora, io ti vorrei proporre questa cosa. Noi qui abbiamo una rubrica okay. che si chiama Playback a cazzo. Bello. Speriamo sempre che la ha definito tutte le nostre rubriche chicchissime. E durante l'intervista sì. partiranno dei pezzi okay. e a casaccio, e tu dovrai alzarti e continuare il playback. Okay. Quindi va cantarci bene. Sopra. Va bene. Va bene. We'll be right back.
Sabrina Salerno questa sera? Sì. Senti, c'è stato un periodo negli anni, non mi ricordo se 80 o 90, il quale a un certo punto tu sei andata da un perito a farti certificare il seno. Girava questa voce, al Salerno, il seno rifatto, ma io dico, ma come cavoli? L'unica cosa che veramente non mi sono fatta, no, l'unica, non mi sono fatta ancora niente per il momento. Mai dire mai, però il seno no, allora andai da Fisher e mi feci visitare, ma non solo il seno, anche la bocca, perché dicevano anche che avevo la bocca rifatta, in realtà era uscita una copertina con un trucco più pesante e quindi la sembrava bocca più grande, disegnata, e quindi feci causa e mi feci visitare da Fisher, sì. Vedi, famoso. Male lingue. Invece noi ce l'abbiamo, è nostra, è italiana ed è tutta naturale. Oh, allora... dove si parla spesso di chirurgia estetica ed è beautiful, te lo faccio vedere. Dai. Subito, vediamo. Opalala, e cosa sei venuta a fare qui? A dirti che Mina ha compiuto 70 anni. Sei venuta qua per dirmi questo? Sono 3 settimane che giornali e televisioni parlano solo di quello. L'hai notato? Dovrebbero fare una festa nazionale. Tenere chiuse le scuole e i negozi. Abbattere i palazzi, scongelare surgelati. Sarebbe giusto. Con le sue canzoni Mina ci ha fatto emozionare, cantare. Senti, tra poco compiono 37 anni le splendide Paola e Chiara. Cosa vogliamo organizzare, eh? Comunque, voglio farle gli auguri di persona. Sì, aspetta a te proprio, guarda, so per certo che ti aspetta al casello di Lugano tutti i giorni. Allora ci vado, voglio andare sotto casa sua e aspettare che esca. Porto una torta con una candela e le chiedo di soffiarci sopra. Qui qualcuno ha finito le pillole, torna in farmacia. Conosco Cristiano Malgioglio, mi ci porta lui, sì. Oh, bella, vi avete prosciugato, tu, Malgioglio e suo cane. Vedo che non mi credi, ma forse non sai che Malgioglio è anche il cugino di Lady Gaga. E comunque bevo per brindare. Con l'acqua non si brinda, vero? Comunque, Lady Gaga è incinta, di Ridge, sapevi? Abbiamo un'altra donna interessante, oserei dire un po' porca, che è nascosta dietro a quella tenda. Lei si chiama Geppi Cucciari. Wow! Tu devi andare alle serali di... aggettivi. Non mi veniva, aggettivi. Okay. Il dance se va bene? Fai... Sì. Quell'altra cosa che hai detto lo sai che io sono... Lo so. Vergine. Buonasera Sabri, tra noi vergine ci si capisce con uno sguardo. Ciao Sabrina. Oh, ciao! Quante cose sei, pop star, attrice, tu davvero per me sei la star indiscussa dei nostri anni 80. Davvero, guarda, io sono cresciuta con le tue canzoni, sono state la colonna sonora della mia frizzante vita, perché adesso tu mi vedi qua con lei, ma io ho avuto una vita anche divertente fino a prima di qualche mese fa. Ecco la prima domanda del sondaggio che riguarda la nostra bella Sabrina. Sabrina Salerno è un'icona degli anni 80 come il Pac-Man, le enduro da strada, i fazzoletti aromatizzati all'eucalipto. Secondo lei di questi 4 abbiamo fatto bene a invitare solo la Salerno? No, sì, il 97%. Mi sconfiggi anche i fazzolettini all'eucalipto, Sabrina, un grande successo. Parliamo quindi di un tuo grande successo, a cui devo parte della mia educazione sentimentale, Boys. Rovina. Che per me, diciamo, un po' ha rappresentato proprio un momento di riferimento esistenziale dopo il bestseller Siddhartha e Rockin' Rollin' di Scialpi. Allora, vorrei ripassare, insomma, rileggere con voi alcuni brani, insomma, di queste liriche un po' criptiche in qualche modo, forse poco televisive, ma qua alla 7 possiamo permetterci di fare cultura e fare poca audience, quindi andiamo avanti. Ecco qua, andiamo a rileggere il testo, io lo traduco per chi, insomma, mastica poco o perlomeno lo sputa l'inglese. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, ragazzi,
Ragazzi, ragazzi, ragazzi, ragazzi, ragazzi, ragazzi. E la prima strofa mi sembra comunque non chiarissima, ma incisiva. Però qua tu mi disorienti l'ascoltatore, perché dopo un inizio, diciamo, che sembra un po' non essenziale, tu mi vai al sodo. Andiamo avanti con la seconda tranche. Ragazzi, 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 sto cercando del divertimento. Ragazzi, 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 preparatevi al mio amore. Ecco, parole che fanno rimpiangere Mogol e anche De Gregori, parole toccanti, struggenti, che ci fanno pensare soltanto due cose. Meno male che le hai dette in inglese e che c'era sotto la batteria molto forte. Brava! Quanti ricordi belli. Allora, seconda domanda. Si parla sempre male della Salerno-Reggio Calabria. Ora che l'ha vista meglio, non le pare che almeno la Salerno non sia proprio da buttare via? Guarda, Sabrina. Sì, sì, per l'82%. Tra l'altro, te lo diceva anche Vicky, questi sondaggi sono veri. Quindi davvero, gli italiani, insomma, vibri ancora nel loro immaginario collettivo e temono solo in quello. Comunque, l'accenno all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, cioè in generale al traffico e alla mobilità stradale, è uno dei miei argomenti preferiti dopo la datazione dei vasi etruschi, quindi mi concentrerei su alcune tue dichiarazioni che ho letto sfogliando la tua biografia. Tu una volta hai detto che devi il tuo debutto al mondo nello spettacolo lo devi essenzialmente al tuo corpo. Veramente una rivelazione, non me l'aspettavo di leggere una cosa del genere. Fatto la psichiatra. Adesso voglio dire, tutte le immagini, uno già un po' disturbato, che qualche problema ce lo deve avere se va dallo psichiatra. Poi va dallo psichiatra e trova te, magari con quel corpicino discreto, diciamo, con un camicino bianco, magari anche la penna in bocca, che gli dice: si sdrai e si apra con me. Tu capisci? Cantato. Ecco, con la terza domanda, se le dico che le curve armoniose di Sabrina ricordano le burrose rotondità di una dolcissima torta alla panna, a lei cosa cresce, la glicemia o altro? Guarda, ecco, diciamo che questo risultato ha pochi precedenti, 100% assoluto, dimostra che l'Italia erige un monumento alla bellezza di Sabrina Salerno e le sue forme, e a erigersi non è soltanto il monumento, a quanto pare. Grazie Sabrina. Grazie. Brava. 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 Eccoci qua, siamo arrivati a una rubrica che ci sta molto a cuore, sono gli argomenti boom boom. Ok, fantastico. Che abbiamo trovato anche nella tua biografia. Questa sera noi vorremmo... Chi è quella roba? Cos'è? Che succede? Boom boom. Argomenti. Se mi togliete la grafica io sono contenta e rifaccio questo lancio. Scusate, abbiamo dei problemi in regia, ma non è niente. Okay. Tanto la rifarò proprio fintissima, ma vera. E siamo arrivati a un momento che mi piace tantissimo. Buonanotte! Ma guarda, è incredibile, questa donna riserva mille sorprese. Sì. Non lo sapete? Non lo sapete perché non avete letto la sua biografia. Io l'ho letta, e quindi è il momento dell'argomento boom boom. Boom. Un argomento tra l'altro molto televisivo. Okay. Parliamo di funghi. 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 Okay. Commestibili. Sì. Eccoli qua. Okay. Allora, Sabrina Salerno è una patita di funghi. So che tu li raccogli. Sì, ma giusto? Ne raccolgo solo un tipo, perché gli altri non le conosco bene. Premessa. Bene. Non voglio mica avvelenarmi o avvelenare mio marito. Esatto. Però, allora, decidiamo... No, possiamo scegliere, tra questi funghi, perché io sono curiosa di capire, se mi invitassi a cena e decidessi di prepararmi, non so, dei tagliolini ai funghi, quali funghi raccoglieresti? Nessuno, quello è velenoso, velenosissimo. Il primo? Sì.
Anche come quello... fai a sapere che è velenosissimo? Perché il fungo, quello delle fiabe, siccome in giardino da me ce ne sono di quelli, e mio figlio sa che non deve toccarli. Tu hai funghi velenosi in giardino? Ci sono, sì, c'è un parco, però, e quindi... Hai un parco al posto del giardino? Non è mio tutto il parco, eh. Io vivo in una villa, specifichiamo, sì, che è suddivisa in appartamenti, però abbiamo un bellissimo parco, sì, quindi il parco non è mio, solo mio, okay, però è condominiale. Però i funghi sono parco, tuoi. I funghi sono miei, perché io ho fatto un tacito accordo con i miei vicini, sì, che nessuno deve toccare i funghi. E anzi, l'unica volta che il mio vicino, io l'ho visto da lontano, c'era un sacchettino, gli ho detto: adesso mi dai la metà di questi funghi perché sono anche miei. Lui mi ha detto: no, te li do tutti, lascia stare. Siccome nessuno vuole litigare con me, e me li ha lasciati. Strano, non capisco perché. Ma proviamo con il secondo. Il secondo credo che siano quelli... quelli che crescono sugli alberi, mi sembra. Mm-hmm. Mi sembra. E gli altri sono, potrebbe, finferli, ma non direi una scemenza, ma secondo me non sono neanche, non lo so, no, non sono, non credo, non sono. Quindi sicura. Quali mangeresti di questi nessuno tre? Nessuno dei tre. Beh, se dovessi forse scegliere, quello perché in mezzo, ce n'è uno. Quello in mezzo. Allora, vediamo, sì, facciamo una piccola verifica per vedere. Allora, ecco, il primo fantastico è commestibile, quindi quelli velenosi che ma tu hai, no, in giardino li puoi mangiare. Cavolata. No, giuro, è verissimo. Ma no, no, non ma è vero, no, ho sbagliato. C'ha ragione cavolata. Sabrina Salerno, mi hanno suggerito adesso, mi ha detto che le grafiche sono sbagliate. Avevo ragione, allora. C'ha ragione Sabrina Salerno. Scusami, quindi... è il secondo fungo, quello certo, commestibile, sì, e quindi è velenoso il primo, ragione, e probabilmente, esatto, provoca gravi allucinazioni. No, ma infatti. Ok, quindi il primo... Il primo è velenosissimo. È un momento orrendo di televisione, no, molti allora, altri, il primo è resto pericoloso e provoca allucinazioni. Okay. Il secondo è commestibile, il terzo invece provoca la morte, è una gallerina marginata. Marginata. Boh. Guarda come non si la conoscevo, però, funghi, è comunque... Non va bene. Mi è venuto in... Quando io li do a cena, dicono, tutti dicono che buoni questi funghi, io dico li ho raccolti io, a tutti prendo una sincope, perché nessuno, ci sono delle amiche che dicono, no ma io non, sinceramente, no, e qualcuno ha lasciato il piatto e dice, ma dai davvero, ma li conosci bene i funghi? Ma sei sicura? Vedi, questa è la dimostrazione che vi potete fidare, che raccolgo solo pioppini selvatici, punto. Non mi azzardo veramente ad raccogliere quello che altro, non conosco. No. Altro. Neanche i porcini, perché i porcini possono confondersi con funghi velenosissimi. Ah, guarda che grazie per la lezione, ecco, io non li vado tu non a raccogliere. No, io non vado a funghi, ma verrò a raccoglierli con te. Allora, scusami, posso chiedertelo, non l'abbiamo mai fatto, ma io ci terrei tantissimo a cantare un pezzettino di Boys con te. Sì. In playback a cazzo, improvvisato così. Sì, sì, sì. Possiamo farlo? Ma basta che non la... a casa, che ti giuro, cioè, era sigla del Festival Bar, mi ricordo, sì, sì, cioè, sì, insomma, andava tantissimo, e come quindi no, niente, è stata un'emozione perché non l'avevamo mai fatto, quindi grazie. È stato un piacere. Allora, insieme a tuo marito hai gestito uno studio a Mogliano Veneto, sì, uno studio di registrazione che tra l'altro è tra i più famosi d'Europa, è giusto? È stato tra i più famosi nel mondo, c'è stato un anno che ha preso anche il... un riconoscimento, un premio come il miglior studio al mondo. Al mondo? Sì, mi sembra sia... ancora non lo conoscevo, però mio marito era
forse nell'89. Ok, e la cosa incredibile è che in questo studio, che ricordo essere a Mogliano Veneto, sì, hanno inciso Sade, Simply Red, Mick Jagger, Vasco, insomma chiunque, sì, quindi mi immagino anche la stranezza, no, per gli abitanti, insomma essere in un paesino e a un certo punto trovarsi, che ne so, Mick Jagger al bar. Gerard Depardieu, Zucchero, sì sì, ma alla fine credo che ci siano abituati un po', si sono abituati. Sì, 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 poi sai, vabbè, comunque Mogliano Veneto molto, ci sono molto... ci sono molte attività, sì, immagino. Sì, 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 infatti, sì, guarda, poi vicino Venezia, quindi sai... No, ma io credo che si siano intrattenuti bene anche lì, perché vi vado a leggere un paio di cose interessanti, tipo a Mogliano c'è la mostra del radicchio rosso. Sì. Il campionato italiano di frisbee, il Grand Prix di scacchi. Davvero? E... Oh. Insomma, se vi capita di andarci, infatti, potete anche gustare del formaggio bastardo del Grappa. Mi immagino... Io non l'ho mai mangiato. Io mi immagino proprio Mick Jagger in questi luoghi a fare il Grand Prix di scacchio, così. Pensa, sì. Ecco, tra l'altro guardiamolo qua, Mogliano Veneto, eccolo che è arrivato tra l'altro col treno. È molto carino lui. Sì, lui è venuto con sua moglie. In realtà cioè, alle 8 del mattino siamo stati svegliati improvvisamente, guarda che c'è Mick Jagger che vuole che porti una telecamera, mio marito stava dormendo, dice ma come, porta una telecamera? Sì, perché vuole, in realtà noi aspettavamo il manager, invece è venuto lui con la moglie perché voleva visitare lo studio, vedere lo studio, e mio marito è arrivato in bicicletta con la mia telecamera e Mick Jagger ha preso la telecamera mia e niente, riprendeva tutto, penso a mio marito poverino come si sentiva, perché comunque Mick Jagger è un mito, ma mi ha detto ah, ma che è? Ma no, mamma mia, oh, mamma che paura, oh, ma santo Dio, ma i sudori freddi. Buonasera. Oddio, ma ho visto una... Aspetta. Non fare, aspetta, non fare così. Ma tesoro, non sono Samantha Fox, tranquilla. Ma scusami, cioè, Madonna. Buonasera. Mamma, che colpo. Non so, bisogna un morto, pensa un morto. Ma no, ma come? Mamma santa. Aspetta, ma lo giro perché dovrebbe sentire in braccio. Sì. Non staccherà le gambe. No. In The Voice, sali un po'. Sali un po', ecco qua. Così sono leggero. Okay. Poverina, si è spaventata. Ho visto sta roba qua al cielo. No, un morto mi casca in testa. Ma no, è morto, scusa, una bella cosa. No, era. Lui è Ildo Damiano, nostro giornalista di Vanity Fair. Buonasera. Ildo, buonasera. È il nostro pistola alla tempia, no, che adesso, insomma... Adesso ti racconterò perché sono qui e perché mi calo su di te. Okay. Non mi guardare così. E come ti devo guardare, così, tesoro? Con più amore. Ti sei innamorato? Sì, un po' sì. È vero? Certo. Tutta la mia infanzia l'ho passata cantando le sue canzoni. Non avevo dubbi. Senti, io sono qua perché questa è una rubrica... Mi viene il mal di mare, state fermi. Adesso siamo fermi. È una rubrica dedicata a Pistola alla Tempia, okay, che sarei io in realtà. Okay. Adesso ti faccio vedere due foto, okay, in cui ci sono dei personaggi. Okay. Tu devi scegliere uno di questi due personaggi, così a bruciapelo, senza pensarci. Okay. Pronta? Bene. Allora, te li faccio vedere qui nello screen. Ok. Quali butti dalla torre? Esatto, Samantha Fox oppure Joe Squillo. Chi butti dalla torre? Ma non, devo per forza... Certo, una. Assolutamente. Dico Joe Squillo perché con Samantha ci devo lavorare per tutta l'estate, quindi... Vabbè, è una scelta conveniente. Ecco, una scelta conveniente. Con Samantha tra l'altro un disco, sì, giusto? Sì, 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 in uscita, quindi... Quindi non siete più rivali? No, no. Neanche in centimetri? Ma che... Ma quali centimetri? Beh, prima eravate rivali in centimetri, in realtà. Sì, vabbè. È passato tempo. Ok, te ne faccio vedere altri due. Mamma Ambra Angiolini o Vladimir Luxuria? Oh mamma, no, che ma sono delle tue sono amiche. Sì, è un gioco, può. È un gioco. Sì, devi scegliere, c'è sempre un'amica allora, con cui... Allora, diciamo che l'ultima persona con la quale ho parlato è stato da poco, forse la settimana scorsa, è Vladimir, quindi in virtù di questa cosa butto Ambra. Ambra perché non ti chiama? Perché è un po' che non la sento, ecco. Ma solo per questo. Perché ecco, so che siete grandi amiche, ecco, in realtà. Però lei è un po' parsimoniosa e non chiama. Quindi, ottima scelta. Grazie. Arrivederci. Grazie. Alla prossima. Grazie mille. Che è la prima volta che il nostro Ildo Damiano fa che scende da un qua. Effetto del genere a un ospite. Cioè, ma, ecco, ah sì, perché tutti castrare. L'hanno presa... L'hanno presa tutti benissimo. Dai, alcuni si allancano anche. È vero. Vogliono salire con me. No, no.
No, lo capisco. No, lo capisco. Non abbia voglia di salire. Eccoci qua. Allora, Sabri, hai girato veramente il mondo e... Oh. Put on your red shoes and dance the blues. Let's race to the sound of playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway straight to the crowd, to an empty space. And if you say run, I'll run with you. If you say hide, we'll hide all. Into my arms, it's time.